Posso aggiungere qualche cosa a quanto già detto? Il problema dell'Europa che non si può presentare come modello è una realtà su cui sono pienamente d'accordo. Noi potevamo essere un modello per i paesi dell'Est, per i paesi che si sono tolti da una pesante tutela sovietica, russa, perché tutto sommato c'erano obiettivi comuni, c'erano basi culturali realmente comuni, cosa che mi permetto di dire con alcuni paesi del sud della sponda mediterranea c'è in modo molto meno marcato. Ma c'è anche un altro aspetto. Allora, i paesi che stiamo considerando non hanno una visione comune, anzi hanno una visione spesso antagonista l'uno con l'altro, cosa che non accadeva nel resto. Se noi consideriamo la posizione di Algeria rispetto a quella marocchina, quella egiziana rispetto a quella libica, a prescindere da chi sia al potere o da chi sia stato al potere, se noi consideriamo le conflittualità interne nel mondo medio orientale, sono tali da rendere assai difficoltoso un processo di crescita multilaterale comune. Ci sono delle responsabilità ovviamente storiche occidentali, quella dei confini è una responsabilità chiarissima, che non è superabile se non si accetta il concetto che in qualche modo i confini devono poter essere discussi. Quando nel 1920 Francia e Gran Bretagna, con la benedizione di Mosca, disegnarono quei confini, lo fecero in modo molto intelligente ai fini della colonizzazione. Se io mi taglio un territorio dove coesistono nuclei umani ostili l'uno all'altro, sono nella condizione migliore per poterli dominare e per poterli governare senza avere una reazione che in qualche modo mi possa mettere in difficoltà. Oggi stiamo pagando questo prezzo, i confini sono rimasti gli stessi, le ostilità sono rimaste, anzi semmai si sono acuite con gli anni, col tempo, e noi non vogliamo ridiscutere i confini. Questo della intangibilità dei confini è, credo, un tabù che si può vedere come un elemento di stabilità, ma che qualche volta ci crea delle difficoltà. Dobbiamo mantenerlo, perché se lo mettiamo in discussione, rimettiamo in discussione anche gli equilibri all'interno dell'Unione Europea. I problemi delle minoranze non sono problemi soltanto fra Ucraina e Russia, sono dei problemi fra Ungheria e Romania, faccio per dire, e non voglio dire che sono problemi fra Italia e Austria, ma se vogliamo nel passato ci sono stati. Quindi la discussione dei confini è un qualche cosa che non si può mettere sul tappeto. Però quello che sta accadendo oggi in Medio Oriente di fatto rimette in discussione questo. Qui serve un pragmatismo da parte della comunità internazionale, ammesso che esista un'entità che si possa definire tale, che credo oggi come oggi in realtà manchi. Ed è quello che in qualche modo non permette un'attenuazione delle tensioni. Il problema della spinta iraniana, che è stato evocato giustamente per una espansione dell'area di influenza sciita, certamente si mescola qualche volta in modo sinergico, qualche volta in modo conflittuale, con la volontà turca di riproporsi come potenza regionale. E a questo punto salta fuori il problema dei curdi, che non riguarda soltanto Turchia e Siria o Turchia e Iraq, ma riguarda l'Iran stesso. Quindi stiamo veramente di fronte a una situazione di effervescenza o di ebollizione di difficile controllo. Io non voglio arrivare a quello che scrisse una volta Luttwak, personaggio molto discutibile, il quale durante le guerre balcaniche a un certo punto scrisse un articolo di fronte alla impossibilità di gestire queste crisi, scrisse un articolo intitolato Give War a Chance, date un'opportunità alla guerra, nel senso
ce ne andiamo, torniamo fra 10 anni e vediamo che è successo. Questo ci ripugna, però il fatto che ci ripugni non ci deve impedire di vedere la realtà in modo tale da pragmaticamente cercare di plasmarla nel modo meno doloroso possibile. Il modo indolore non sarà possibile, ma meno doloroso. Ringrazio il generale Campolini per una puntuale ricostruzione e problematizzazione di diversi elementi. Se non ci sono altri interventi, prego professore. Grazie, innanzitutto rispondo subito al generale Campolini con Oko Ono, secondo la quale the war is over if you want. Quindi anche questa è una suggestione da tenere in considerazione. Poi ho una lunga elenco di recitazioni, di elementi, ma sarò molto sintetico. Prima cosa, il diritto internazionale non spiega la realtà. Su questo ha ovviamente ragione il professore e maestro Riz. Però il diritto internazionale spiega come viene rappresentata la realtà. È un linguaggio, in qualche modo un'attività intellettualmente superiore, e chi la pratica si illude che nel lungo periodo, a forza di dover spiegare, di dover rappresentare, di dover comunicare la realtà seguendo determinati parametri, questa attività riesca in qualche modo a modificare la realtà, a renderla più aderente alla norma giuridica. Seconda questione, il diritto internazionale è in qualche modo inutile o comunque quasi irrilevante, perché poi, come ha detto l'onorevole Terzi, quello che conta è il veto. In parte questo è vero, però nel diritto, state attenti, contano i particolari, soprattutto quelli piccoli. E a mio modo di vedere è importante spesso fare riferimento alla prassi, alla realtà, quindi avere un approccio non soltanto deduttivo, ma anche un approccio induttivo, perché il diritto è in movimento, anche il diritto internazionale. Perché se, lo abbiamo detto prima, la realtà internazionale si sta muovendo, anche il diritto internazionale, che il modo di rappresentare questa realtà si sta muovendo. Prima si faceva riferimento alla nascita del G20, al quale partecipano i paesi sistematicamente rilevanti. Questa è la nozione, che ovviamente è anche sostanza. E allora dicevo, contano i particolari, anche quelli piccoli. Facciamo appunto l'esempio del diritto di veto e cerchiamo di declinare questo esempio con riferimento alla Libia, che è una delle tematiche appunto di questo panel. E beh, in quel caso Putin non aveva posto il proprio veto alla risoluzione 1973 del 2011, che ha autorizzato l'intervento umanitario della NATO. Quella è stata una delle più grandi sorprese diplomatiche dall'inizio del terzo millennio. Non se lo aspettava nessuno, tantomeno ovviamente il governo italiano, ma non se lo aspettava neanche la Germania, perché la Germania si è astenuta in quella risoluzione, al pari del delegato russo e del delegato cinese. Mai la Germania si sarebbe astenuta in una risoluzione del Consiglio di sicurezza sulla Libia se avesse saputo che il delegato russo non avrebbe apposto il proprio veto. Quella è stata una grande sorpresa diplomatica, della quale ancora paghiamo le conseguenze, ma fate attenzione, Putin era stato al gioco. Quindi è vero, il diritto di veto conta parecchio, ma questo non vuol dire che non c'è la possibilità di arrivare ad una governance delle crisi regionali, anche quelle più importanti, anche quelle strategicamente rilevanti come nel caso della Libia. Ebbene, cosa è successo?
è successo che la Francia e gli Stati Uniti non sono stati alle promesse che avevano fatto la Federazione Russa, perché quando il delegato russo è intervenuto nel Consiglio di Sicurezza per spiegare perché non aveva apposto il proprio veto, beh, quel discorso è frutto di grande atti diplomatici. A un certo punto il delegato russo dice: a quanto pare in questo consiglio siedono membri che sono amanti della soluzione delle crisi con la forza. Questo perché lo ha detto? Perché la Carta delle Nazioni Unite, all'articolo 4, afferma che uno dei requisiti per diventare membri dell'ONU è essere amanti della pace. Quindi lì c'è un linguaggio, appunto, il diritto internazionale, diciamo, molto pensato, molto suggestivo. E ha poi affermato: noi non ci siamo opposti perché abbiamo ricevuto delle assicurazioni da parte dei paesi occidentali proponenti la risoluzione. E quali erano queste risoluzioni? Sì all'intervento umanitario, no al cambio di regime. Queste erano le condizioni, che dall'altro si riflettono anche in tutte le disposizioni di questa risoluzione. Ad esempio, quando l'autorizzazione all'uso della forza viene data, ma questa autorizzazione in maniera espressa non prevede l'intervento di forze militari né l'occupazione del territorio. Poi il problema di come si possa fare un intervento con finalità umanitarie per salvare la popolazione civile da violenza senza intervenire con truppe di terra è un problema al quale io non so rispondere, ma forse il generale ci potrà dare una soluzione. Esiste. Però voglio dire, in quel caso Putin era stato in qualche modo al gioco. E quindi, se queste promesse, queste garanzie non sono state mantenute, se sono stati commessi questi errori diplomatici, e qui non c'entra il veto, questi errori si pagano e li abbiamo pagati con riferimento alla crisi siriana. Lì la Federazione Russa praticamente ha affermato quello che il professor Lizza direbbe in maniera, diciamo, verace, il fatto ci avete fregato una volta, adesso noi utilizzeremo il potere di veto per evitare un ulteriore cambio di regime che sarebbe contrario ai nostri interessi nazionali. Facciamo un altro esempio, sempre della possibilità di utilizzare il diritto internazionale per cercare di promuovere una governance internazionale nonostante il diritto di veto. Il famoso progetto sulla crisi ucraina, quello sul referendum, sulla secessione della Crimea, progetto di risoluzione bloccato dal veto solitario della Federazione Russa. Ebbene, qui abbiamo parlato del ruolo dei paesi piccoli, dei paesi medio piccoli, c'è anche ovviamente l'onorevole, lo sa benissimo, questo gruppo dei Small Five, Svizzera, Giordani, che ha un ruolo, diciamo, emergente, no? Nell'ambito delle relazioni diplomatiche. Ebbene, ma io mi chiedo, quella risoluzione, a mio parere, non poteva essere bloccata giuridicamente dal diritto di veto per la semplice ragione che, secondo la Carta delle Nazioni Unite, quando la risoluzione appartiene non al capitolo settimo, l'azione per il mantenimento della pace, ma al capitolo sesto, soluzione pacifica delle controversie internazionali, e quando questa risoluzione riguarda direttamente un membro permanente, questo membro permanente non può intervenire per il principio nemo iudex in re sua. Nessuno può essere nello stesso tempo parte e giudice di una controversia. Attenzione, la Carta delle Nazioni Unite prevede l'applicazione di questo principio solo con riferimento al capitolo sesto, non con riferimento alle situazioni nelle quali il Consiglio di Sicurezza agisce ai sensi del capitolo settimo e quindi può, ad esempio, ricorrere a misure coercitive implicanti o meno l'uso della forza. Ma qui eravamo nell'ambito del capitolo sesto. Perché, io mi chiedo, il Presidente del Consiglio di Sicurezza e comunque tutti i membri del Consiglio di Sicurezza, anche
quelli che, come abbiamo visto, in qualche modo rappresentano paesi piccoli o meno, non hanno alzato la mano per contestare la possibilità di applicare il veto a questo, a questa risoluzione, secondo diritto. Capisco che non lo abbiano fatto gli Stati Uniti o gli altri membri permanenti, perché una posizione del genere sarebbe stata una specie di boomerang, no? Perché anche loro in futuro possono pensare di poter utilizzare il diritto di veto in queste, diciamo, dinamiche. Ma se c'è un ruolo dei paesi medi, dei paesi piccoli, è proprio quello di affermare le ragioni del diritto nei confronti della realpolitik, del diritto di veto. E allora mi chiedo perché non lo hanno fatto, punto interrogativo. Ultima cosa, con riferimento ai rapporti tra Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza, che è una delle questioni delle quali prima non ho parlato, perché spesso si dice, insomma, anche in questi eventi sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, due dei quali sono stati organizzati dall'allora ministro Terzi, quello del 2009 e del 2011, bisogna in qualche modo promuovere un maggior collegamento fra Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza, e di solito si fa l'esempio di rapporti annuali o periodici del Consiglio di Sicurezza Assemblea Generale. Ma parliamoci chiaro, no? Sono palliativi, no? La frase che utilizzava prima il professor Liz. Nel frattempo, invece, ecco perché è importante la realtà, la prassi che si muove continuamente. Se noi andiamo a vedere, diciamo, le due ultime risoluzioni più importanti adottate dal Consiglio di Sicurezza nel settembre del 2014, quella sulla crisi dell'Ebola e quella sui combattenti terroristi stranieri, quindi due risoluzioni di grande importanza. In quel momento a presiedere del Consiglio di Sicurezza era Barack Obama, e soprattutto nella risoluzione sui terroristi combattenti stranieri, in quel caso il Presidente degli Stati Uniti ha presieduto direttamente il Consiglio di Sicurezza, perché era una riunione a livello di capi di Stato e di Governo. Ebbene, in quel caso, quella risoluzione di fondamentale importanza nella lotta al califfato nero è stata adottata all'unanimità, ma soprattutto il progetto di risoluzione è stato firmato da più di 100 Stati membri. E quando, qualche giorno dopo, il Consiglio di Sicurezza ha adottato un'altra storica risoluzione nei confronti della crisi dell'Ebola, in quel caso i paesi che avevano sottoscritto il progetto di risoluzione erano diventati 134. Quindi chi guarda la prassi e guarda verso il futuro, beh, si accorge di una novità importante, di un processo decisionale ibrido in status nascendi, che attraverso questo sostegno che gli Stati membri dell'Assemblea Generale danno a proposte di risoluzione davanti al Consiglio di Sicurezza, offre quella legittimità che non è soltanto giuridica, ma è una legittimità profonda politica alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, quindi di un organo, diciamo, ristretto, composto da soltanto 15 Stati. Ed è per questo che, con riferimento a questa dinamica, io ho parlato con una certa ironia, ma anche ironia ovviamente in qualche modo cerca sempre di dare rappresentazione alla realtà, del Consiglio di Sicurezza di Barack Obama, di un Consiglio di Sicurezza che cerca comunque di presentarsi come un Consiglio di Sicurezza democratico. E non è una dinamica di poco conto nei rapporti fra Assemblea Generale e Consiglio di Sicurezza. Grazie. Grazie professor Cadin, credo che sia il suo intervento sia in quello precedente del professor Pomino siano emersi numerosi spunti che possono introdurci anche verso la fase finale della discussione, il secondo caso studio bilaterale e multilaterale dell'Italia nei confronti del nostro
Oriente vicino, non vicino Oriente, ma Oriente vicino, cioè i paesi più prossimi come la Russia in primo luogo e poi quel progetto ancora poco conosciuto che è l'Unione Eurasiatica. Credo che tutto ciò sia molto collegato ai temi di cui si è parlato, perché per esempio è stato fatto riferimento prima all'artificialità delle frontiere in seguito allo smembramento dell'impero ottomano, per esempio alla nascita di stati dai confini artificiali, confini che vengono considerati molto spesso un dogma, e quello che è una controversia che in un certo qual modo ha riguardato anche l'annessione della Crimea da parte della Russia e in generale la crisi ucraina, che è inutile nasconderlo, costituisce a tutt'oggi l'elemento di maggiore frizione tra l'Europa e la Federazione Russa, con l'Italia che forse cerca diciamo così di tenere una politica ambivalente, se così possiamo dire, cioè di contemperare esigenze anche diverse. Su questo credo che il professor Lizza e il generale Camporini possano dire qualcosa, prego. Dunque, io vorrei cercare di soffermarmi brevemente sulla questione russa e poi magari ci colleghiamo sul nostro estero vicino rappresentato dall'Africa settentrionale. Mi ha fatto molto piacere sentire le parole dell'amico Kadin sul questo riferimento al capitolo sesto delle Nazioni Unite e dell'atteggiamento della Russia in quel momento, il momento in cui sostanzialmente diede il via libera all'intervento dell'ONU in Libia contro Gheddafi. Allora, io partirei da questo punto di vista. Un geopolitico non agisce mai sul palcoscenico, sta sempre dietro le quinte. Perché? Perché deve capire chi muove i fili e deve capire che cosa, come, quando questi fili poi muoveranno i vari attori che stanno sul palcoscenico. Questi sono i compiti del geopolitico. A me non interessa l'azione in sé per sé nel momento in cui si svolge. A me interessa le motivazioni di chi ha mosso, chi ha fatto, ha mosso quei fili, quei meccanismi in quel momento per determinare quell'azione. Allora, tutto questo bailamme di cui abbiamo parlato ci fa capire che un po' questo mondo sta quasi sfuggendo di mano. Ci sono molti problemi che bollono, troppi. Allora, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e cerchiamo di capire quali possono essere le motivazioni di tutto. Le motivazioni, a mio avviso, sono collegate in parte alle fonti energetiche, quindi in parte al petrolio. E vedete, in un primo momento si pensava che l'abbassamento del prezzo del petrolio, siamo arrivati a 70 euro per dollari a barile, dipendesse un po' dalla politica dell'Arabia Saudita che volesse impedire ulteriori investimenti degli americani nello scisto, perché sapete il gas Shell che viene fuori dal rosso scistoso. Quindi, in certo modo, abbassando il prezzo, rendeva questi investimenti meno appetibili. Poi ci si è accorti invece che il problema non era quello. Il problema dell'abbassamento del petrolio era soprattutto indirizzato verso la Russia, perché così facendo la Russia ha perso circa il 40%, il rublo ha perso circa il 40% del suo potere d'acquisto. E oggi la Russia si trova in una situazione abbastanza pesante perché perde il 3% del PIL. Insomma, sono situazioni importanti. Questa è è molto, molto importante capire la mossa sul petrolio fatta ovviamente dalle grandi multinazionali, fatte dalle grandi politiche che ruotano intorno a questo aspetto. L'altro aspetto importante sono i debiti sovrani, sui quali ci sarebbe molto da dire, ma non mi posso soffermare, altrimenti qui parliamo e finito. Il terzo argomento è rappresentato soprattutto da quello che è il riferimento alla valuta internazionale. Una lotta
sul dollaro, in parte mossa dallo stesso euro, in parte mossa attualmente dalla Cina con lo yuan. Allora, vedete, queste sono le grandi battaglie, sono veramente i grandi aspetti sui quali si stanno confrontando i grandi poteri. Tutto il resto viene un po' più a valle e ovviamente dipende da ciò che sta a monte. Il discorso sul mondo, sul discorso quindi sulla Russia e su questo, questo accanimento, direi, contro la sua... Vabbè, certamente non è stata una politica felice, però parliamoci chiaro, la Russia non vuole essere ritenuta più una potenza regionale, vuole sedere tra i grandi come gli spetta. E dunque questa politica che è stata fatta negli ultimi anni, anche approfittando della sua evidentemente debolezza, e Putin non poteva più portarla avanti, no? Quindi ormai non è una guerra fredda, non si parla di guerra fredda, si tratta di riprendere il posto che le compete nel mondo. Quindi questo discorso della Russia, che poi in fin dei conti la Crimea se l'era già presa, metà dell'Ucraina se l'era già presa, ma non è che se l'era presa, già Stalin l'aveva fatti fuori, addirittura ha fatti fuori 3 milioni Stalin, li ha mandati via e poi li ha rimpiazzati con i russi. Insomma, non c'è dubbio che una parte considerata il territorio ucraino è russo, come anche la Crimea sostanzialmente è russa. Quindi si sono ripresi una fetta di territorio. È vero, in un certo modo lì i confini sono stati violati, ma è interesse dell'Unione Europea creare tutto questo problema contro la Russia perché ci sono questi grandi temi a monte, rappresentati, come dicevo prima, da una dialettica sempre più tesa tra Stati Uniti, Russia, Cina e altri, sui temi che abbiamo già appena accennato. Questi discorsi aprono a tutto l'interventismo europeo, o il mancato interventismo europeo, nel Medio Oriente e nell'Africa occidentale e nell'Africa mediterranea. Vorrei qui ricollegarmi a quello che diceva prima l'onorevole Terzi, a proposito della cultura. Vedete, qui a mio avviso gli arabi aspettano ancora i loro Garibaldi. E effettivamente noi abbiamo visto tanti secoli, questi praticamente vogliono fare il salto della cavalletta. Io ho vissuto parecchio nel mondo arabo, li conosco, sono terribili, e quindi hanno un modo di agire, di fare, che è lontano dai nostri modi di pensare e di vedere, e sbagliano coloro che pensano di entrare nel mondo arabo esportando il modo di vedere, la nostra cultura, il nostro modo di le nostre tradizioni, i nostri modi di vestire o di concepire la società, e naturalmente anche il modo di rappresentare le donne, cioè la differenza che loro hanno nei confronti dell'altro sesso. Ora, quindi, è un discorso che purtroppo molte volte trova queste difficoltà rappresentative. Come possiamo cercare di portarli dalla nostra sponda? Certamente non esportando la democrazia, non si esporta la democrazia non si forma col tempo. Se si forma. Dunque, allora cosa possiamo fare? La cultura. Ecco, questo aspetto di cui prima faceva riferimento alle tesi mi sembra che sia molto importante. E cioè cercare attraverso la cultura, attraverso uno scambio culturale, attraverso un lavoro diplomatico importante, di avere una posizione di mediatori, ma autenticamente ritenuti tali e non che si appoggiano da una parte all'altra nella sfera del mondo, quindi intendo dire gli Stati Uniti e altri, e autentici mediatori che culturalmente, democraticamente, in maniera molto profonda, cercano di portare il contributo alla soluzione dei loro problemi. Noi italiani, secondo me, proprio nel mondo arabo, medio orientale e in particolare in Egitto, in Libia e anche soprattutto nel Maghreb, dove siamo praticamente assenti, abbiamo davanti a noi una prova importante delle nostre capacità, e possiamo farle, possiamo portarle avanti sempre tenendo distinto quello che sono i nostri
adesso interpretatemi, doveri, tra virgolette, rappresentati dalle nostre aderenze alle varie istituzioni internazionali, e invece quello che noi possiamo fare veramente per loro dal punto di vista culturale, dal punto di vista democratico. E questo secondo me lo possiamo fare perché, ecco, in questo senso il multiculturalismo secondo me non funziona, funziona un rapporto invece molto più bilaterale, un rapporto molto più agganciato tra noi e loro, ma non tra tanti. Noi e i libici, per esempio, potremmo fare molto proprio in funzione dei nostri rapporti, ovviamente, ex coloniali, eccetera. Come ha fatto adesso la Francia, lo sta facendo la Francia, la Francia in Africa sta facendo cose notevoli. Noi perché ci siamo fermati? Non abbiamo i fondi per poter intervenire, sempre il solito discorso, all'estero, eccetera, allora qui noi dobbiamo veramente, a mio avviso, cercare di impostare un ragionamento che ci dica, ci faccia capire che cosa vogliamo essere e che ruolo vogliamo avere nel mondo domani. Questo è un po', mi sembra che sia l'aspetto più importante, che ruolo vuole avere l'Italia in futuro, nel Mediterraneo e nei riguardi di questi paesi. Paesi del Medio Oriente e paesi dell'Africa mediterranea, che sono i nostri divinpettai, che ruolo, a prescindere dalla politica americana o a prescindere dalla politica russa o a prescindere dalla politica cinese, che tanto poi arriveranno loro, tranquilli. Però intanto noi possiamo dire qualcosa, a prescindere. Poi ovviamente la politica internazionale farà il resto. Grazie.